poi non capisco la gente che mi dice, mi venite a dire che Icardi ancora, Icardi è più forte di Lukaku, Icardi è più completo di Lukaku, Lukaku non è buono, era meglio Icardi, era meglio. E che anche stasera è stata la dimostrazione che il sottoscritto comunque ha avuto ragione e che porterò avanti la mia tesi, ragazzi. Perché? Voi direte, di cosa stai parlando? È perché c'è gente che dice che ancora Icardi è più forte di Lukaku. Io credo che, diciamo, non sono assolutamente d'accordo, perché non so cosa questa gente si vede oppure le partite non le vede, ragazzi, perché Lukaku è veramente di un'altra dimensione, questo lo sappiamo, e anche stasera l'ha fatto vedere, ma non come i gol come fa il signorino nel Paris Saint-Germain in un campionato di merda. In un campionato che è già alla dodicesima giornata, tredicesima giornata, il Paris Saint-Germain già sta a 20 punti, 10 punti dalla seconda. Quindi, ragazzi, cioè, cosa voi mi volete venire a dire? Anche stasera Lukaku ha fatto vedere la sua comunque mostruosità. E fatemi la carità, ragazzi, di non dire ancora che Icardi è più forte di Lukaku, perché io non sono assolutamente d'accordo, ragazzi. Infatti è stata la dimostrazione stasera, ragazzi, perché Lukaku fa il 3-0 e appunto l'Inter si porta 3 punti importantissimi e ritorna ancora a meno 1 dalla Juventus capolista in questo momento. E che dire, ragazzi, comunque un 3-0 dell'Inter netto, strameritato, senza dubbio, anche se il Torino ha avuto delle occasioni, è stato anche partecipe, protagonista, soprattutto Handanovic con delle parate mostruose, ma non stiamo qui a dire Handanovic, ragazzi, perché conosciamo questo portiere, ed è veramente un fenomeno, è un grande veramente calciatore, e ha salvato comunque. Anche l'anno scorso, soprattutto, ma anche quest'anno, ha salvato in molte occasioni l'Inter, che se no si trovava in una situazione veramente disastrosa. E sapete quanti gol comunque subiva l'Inter se non ci fosse stato Handanovic. E quindi, ragazzi, è stato anche protagonista di alcune parate. Un Torino che in questo momento dovrebbe esonerare, la società dovrebbe esonerare Mazzarri, perché comunque dopo la vittoria col Brescia, ragazzi, un Torino che poca roba, è uscito anche Belotti per infortunio, e che dire, un Torino dovrebbe esonerare. Io credo che Mazzarri venga esonerato dopo questa partita, un 3-0 in casa subito. È vero che è l'Inter, però subire 3 gol in casa, anche se il Torino, ripeto, non è che ha fatto schifo per 90 minuti, però ci si aspettava un pochino di più. È vero che mancava anche Belotti, che si è fatto comunque male, è stato infortunato, però si è infortunato, scusate, quindi si aspettava un pochino di più, sinceramente. Però un Inter, ragazzi, più forte, si riconferma, ora siamo a 14 punti anche dall'Inter, quindi ormai io ho perso tante speranze, gli obiettivi che dovevano essere all'inizio stagione, non li raggiungeremo mai. Quindi, ragazzi, di cosa stiamo a parlare? La lotta sarà tra Inter e Juve. Non so se l'Inter, fin quando reggerà questa comunque distanza di un punto, che un punto non è tanto, però la Juventus vince sempre, o con gli arbitri, oppure a culo, oppure, ragazzi, ci possiamo inventare tutte le scuse che vogliamo, però ai calciatori, ai campioni, e te la risolvono, ovviamente. Così anche l'Inter, che comunque stasera ha stradominato, ha strameritato di vincere 3-0, arriva all'1-0 di Lautaro Martinez, dodicesimo, poi arriva il 2-0 su cross di De Vrij. Ragazzi, Sassuolo deve appoggiare
e la mette dentro e poi arriva il 3-0, ragazzi, bellissimo di Romelu Lukaku, che io credo che Icardi se lo sogna quel gol. Icardi fa sempre gol sotto la porta con squadre veramente mediocri, ma nemmeno mediocri, ragazzi, scarse, proprio scarse. Non ricordo un gol di Icardi bellissimo da furiare qualche volta, ma io vorrei vedere un Icardi almeno contro ad esempio il Real Madrid che segni, non con il Club Brugge oppure con il Galatasaray, che veramente sono squadre veramente piccole. Ok, che il Torino non è che comunque una grande squadra, però ragazzi, Lukaku ha fatto veramente un bel gol e bisogna dare i meriti. Da tifoso del Napoli io dico che Lukaku è più forte di Icardi, poi chi non è d'accordo non fa nulla. Io spero che comunque apprezzi il mio parere e niente, ragazzi, io credo che non ho nulla da aggiungere. Spero che il video vi sia piaciuto. Lasciate un bel like, iscrivetevi, un bel commento se volete, non fa nulla. E niente, ci vediamo domani, ragazzi. Buonanotte a tutti, ho sonno. Inter 3-0, 3 punti importantissimi e a meno uno ancora dalla Juventus.